Eccoci qua di nuovo. Panorama ne abbiamo. Una bellissima discesa di Pizzo. Stiamo andando alla piazza centrale perché oggi andiamo a mangiare da... Questa volta possiamo dirlo, un nostro amico. Amica di tutti, amica del popolo. Possiamo dirlo che è un nostro amico, perché stiamo andando a mangiare i piatti tipici calabresi che vi faremo oggi vedere. Oggi vi mostriamo una cena tipica calabrese. Esatto. Dall'antipasto all'amaro fino alla fine. E dove stiamo andando? Andiamo da Ciccio. Da Ciccio. Gusto calabrese. Esatto, siamo vicino piazza Dante, quindi insomma la piazza centrale di Pizzo, giusto? Come si chiama? Ho deciso io. Quella è la gelateria Dante, è quella del tartufo. Piazza della Repubblica, come dire? Per me sono tutti piazza Dante dopo Napoli. Tutti amici e piazza Dante, sì. Vabbè, andiamo. Comunque, ci vediamo tra un po'. Eccoci arrivati. Siamo arrivati. Alle nostre spalle ci sta il luogo con tutte le gelaterie che avete visto l'altro giorno, dei tartufi. Sì. Mentre davanti a noi ci sta ve lo facciamo Ciccio. Vedere. C'è Ciccio. Ciccio ha doppio punto vendita, sopra serve cocktail, sotto fa da mangiare. E noi stiamo andando proprio ai serve piani cocktail. Bassi. Ma oggi si inventa le cose. Vero. Non è che serve cocktail, è una specie di enoteca. Sì, c'è una enoteca, quindi fanno tagliere con salumi, sì, e formaggi tipici calabresi, dove accompagnati da un buon vino. Esatto. Mentre sotto la cucina. E noi andiamo a mangiare. Allora, laggiù è dove abbiamo preso l'ultimo tartufo l'altro giorno, mentre se vi girate da questa parte... Oh, a me non mi inquadri. Qui è dove fanno i taglierini. Lei mi disturba mentre parlo. Ed ecco qua, dovete scendere qui sotto e ci sta da Ciccio. Il posticino è questo qua, questa è l'entrata. Lui è Ciccio. Lui è Ciccio, anche se non si vuole far vedere. Sera. E questo qua è il posticino. Allora, questa tocca a me, la sommelier del turno, e da notare alla bottiglia che è completamente senza etichetta, perché il vino è fatto in casa, lo fanno loro, hanno proprio insomma le vigne, vino locale rosso. Lo fa il papà e il nonno, vino locale rosso rigorosamente col bicchiere, quello di una volta, e non si è visto perché ce l'ha diciamo stappato due secondi fa, ce l'ha aperto proprio con l'apri bottiglie, stile praticamente birra, e io lo vado a versare. Quindi è una novità anche per me questa cosa e ve lo assaggio in diretta. Ovviamente me lo riempio perché mi andan ciucca stasera, tanto stavo a piedi. Oh, grazie. Intanto è arrivato un po' di pane. È arrivato anche il pane. Io ve lo assaggio. Ah, dall'odore vi posso dire che questo, ragazzi, è bello 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 strong. E bevi, che è sta cosa? È da paura. Bevi. No, sto assaggiando. Allora, è frizzantino, è bello sapido, bello salino e sembra molto 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 pesante. In realtà, assaggialo, guarda, scende che è una bellezza. Ora te lo verso. Vediamo se ancora mi ricordo come si fa, eh. Quanto te la tira? Ne manco la goccia. Com'è? Si sente che è fatto in casa. È buono però, vero? Perché sembra forte, in realtà scende giù canna. È bello strong, eh? È buono. Strong però. E sapido. Questo, secondo me, con i salumi, ci sta bene. Eccoci qua, sono arrivati gli antipasti. Allora, in ordine abbiamo un po' di verdure grigliate, quindi peperoni, melanzane, zucchine. Poi ci sono tutti i loro salumi tipici, compreso quello piccante, un salamino piccante che a me piace tantissimo. Poi abbiamo anche i formaggi, la melanzana ripiena e poi ci sono una mozzarellina e la ricotta. Guarda che bella la ricottina. La ricottina è buonissima.
poi andiamo con le specialità. Piatto, un piatto di pio calabrese, pipi e patate, che sono una sorta di peperoni fritti, diciamo peperoni e patate fritte. Questi peperoni sono dei peperoni locali che si trovano solamente qua, a Roma non ci sono, sono sì, molto molto buoni. E poi la suriaca, l'ho detto bene? Sì. Che praticamente è il fagiolo calabrese col tonno e la cipolla, ovviamente sono due prodotti stratipici. E poi abbiamo un po' di frittini, perché abbiamo le polpette di melanzane e tonno, poi ci sono le crocchette di patate, le crocchette di riso e le polpette di carne. Insomma, per essere un antipastino direi che è bello strong, eh? È un antipastino rinforzato questo. Allora io riparto con la ricottina, eh. Locale, si sente. Vado col salame? Salame piccante? Assaggio questo salamino, va. Serve il pane? Sta in Calabria proprio, sta in Calabria. Io invece sto andando lì ad assaggiare un'altra cosina, cioè la melanzana ripiena. Ora ve la faccio vedere, praticamente è più ripieno che melanzana. È buonissima. Finisci il boccone. Non conosco la ricetta, ma a naso sembra che oltre alla carne ci sia anche la polpa delle melanzane e che ci sia anche un pochino di parmigiano, di pecorino, perché comunque è bella sapida. Eccoci. Adesso faccio la sporzionatrice ufficiale di questa meraviglia. Io ne voglio tanti, eh? Col cavolo, si può dire col cavolo, il cavolo. Vabbè, dai, ho fatto più o meno partie qui. Voglio inquadrare la faccia per farvi capire che questi cosi sono un qualcosa di mostruosamente buono. Io li ho assaggiati per la prima volta, fatti da una calabrese. Posso salutare tua mamma in televisione? Saluta la mamma. Saluto la mamma che mi ha fatto per la prima volta i pipi con le patate. Ciao Silvana. Come sono questi? Lo sai che c'è? Quando mangi calabrese, la senti proprio la Calabria. Te senti a cioè, casa. È inconfondibile il sapore. E ora suriaca, tonno e cipolla, un altro piatto tipico calabrese. Mi prendo tutto il tonno e ti lascio la cipolla. Faccio io l'assaggio a sto giro, eh. Guarda lì. Quella che spenzola è la cipolla, rigorosamente cipolla di Tropea, che come Magni e Godi mi ha detto qualche giorno fa, in realtà la cipolla di Tropea è di Pizzo. Io questa cosa non la sapevo da brava ignorante. Se la sono fregata tempo fa, se la sono fregata e mo è diventata famosa come cipolla di Tropea. Esatto. Maledetti. Allora, voi non potete sentire l'odore, ma vi assicuro che l'odore della cipolla si sente assai. Il tonno qui è tipo nazionale praticamente. Sì, ci sono tante, sì, perché ci sono tante fabbriche di tonno qua, anche qua vicino, proprio qui dove siamo noi. Ci sta Callipo, ci sta Sardanelli. Buono. E ci umidi, basta. Freschi. La cipolla, nonostante sia cruda, ovviamente non si sente per nulla, perché la cipolla di Tropea è molto dolce, quindi non si avverte. Ma poi vedo che è tagliata fina fina. Sì, sì, approvata. E ora andiamo con le varie crocchette, polpette. E tre di queste sono veramente, diciamo, calabresi, quindi un piatto tipico, perché c'è quella di melanzane, quella di carne e quella di riso. Poi questa qui, vabbè, di patate, un po' più classica. Esatto. Nazionale. Partiamo da melanzana. Bene. Melanzana e tonno, ci ho detto. Sì, sono fatte con melanzana e tonno queste qua calabresi. C'è anche i semini delle melanzane dentro. Faccio sto morso. E ora andiamo con quella di riso. Carina questa dentro, è tutta bianca. Sì, questa è molto easy.
però è un altro piatto tipico anche che mi fa la mamma, o mi faceva la mamma, una volta le faceva. Silvana, questa cosa non va bene, devo mangiarla anch'io tutte queste cosine. Buona. Le polpette vanno una per una. Proprio... aspettiamo i primi. Ambriagona. Non è che tu rifini tutto quanto, eh. Tanto stiamo a piedi. Male che non mi porti a cava cecio a casa. Andiamo bene. Ecco i primi. Ovviamente la pasta più tipica calabrese, i fileia. Era una pasta semplice, acqua e farina. E questa qui è con fagioli e nduja. Nduja. Per chi non la conoscesse. Dai, la nduja si conosce. Non, c'ha, non c'è bisogno che la descriviamo, esatto. Mentre di qua abbiamo sempre fileia, però con alla boscaiola. Boscaiola rossa, non bianca. Quindi ci sono i funghi, la salsiccia e la salsa. Sono due piatti tipici calabresi. Guarda che bella la salsiccia. Guarda che toccone. E assaggio, c'è la salsiccia. Assaggio? E dai. È quella un po' piccantina, bella grossolana con i tocchetti di grasso belli strong. Buona. Assaggio? La salsiccia tagliata a coltello, vai. Assaggio la pasta? E vai. Quindi devo proprio, eh? Anche se pizzica. Dai, non è esageratamente piccante. Il giusto, QB. Tollerabile, è nella soglia della tolleranza. O dicimo, vediamo alla fine. È buono. Voi non la vedete, ma vi assicuro che comincia a sudare. Mi sa che la nduja dopo un po' sentiva. Ah, no. Sì, è vero. Sei tutta la sugna. Perché fa caldo. No, fa caldo, non è il vino. Un po' il vino, un po' Magni e Godi che mi splascia la faccia. Penso che... grazie. Sì, ma soprattutto è lui, ragazzi. Lui è bello, bello, bello. È diventato amico mio. Che spettacolo. Guarda che bella. Guarda, ve la faccio vedere più da vicino. Trasuda praticamente sugna. Non ce riesco neanche a pizzarla. Guarda, bella red, piccantina. Si vede perché ho lasciato un pochino di grasso rossastro, diciamo, sul piatto. Ma si vede che è casareccia. Faccia in taglio, faccia dall'interno come. Faccio in taglio e faccio vedere come dentro. Tiè, guarda. Aspetta. Il grasso all'interno. Ah, si vede benissimo che è tagliata a coltello la parte della carne, perché comunque sia molto grossolana la macinatura all'interno e ci sono i pezzettini di peperoncino. E guarda come la fuma. Guarda come la fuma, perché ce l'ha appena portate. Salsiccia e patate. Sapori di casa, eh? Guardate che tocco di grasso. Tiè. Tutto buono, eh? Tutto tipico calabrese, ma almeno per me questo secondo, questa salsiccia non si batte. Il piatto più buono della serata. Da brava briacona, giustamente, con da cosa termini? Rosso. Con cosa termini? Allora, la cena? Non potevo non farvelo vedere con l'amaro del capo, ovviamente, perché c'è, cioè, qui l'amaro nazionale. Potevo scegliere tra il capo e Sirano, ma io sono fedele alla tradizione. Solo che me l'hanno portato un po' tanto. A parte il bicchierino proprio con il marchio, insomma. Però sono tipo... è proprio tanto, ragazzi. Questo è formato Calabria. Alla goccia, alla goccia. Sì, alla goccia, la goccia moro. Ragazzi, vi ho voluto bene. Mm.
Questa sera possiamo dire veramente rotolando. Ho il singhiozzo per quanto ho mangiato. Non rotolando verso sud, ma rotolando a sud. Rotolando a sud. In il sud. Problema è che per tornare a casa sappiamo fa in salita, raga, quindi sarà ma un ha po' detto un non piamo la macchina, se famo una passeggiata. L'ultime no. Parole famose. Ho mangiato tanto, il singhiozzo. Comunque, tutto buono, tutto veramente da tradizione. Ma soprattutto ci tenevamo a farvi vedere una cena tipica, sì, calabrese. Tipica calabrese con tutti i prodotti tipici e noi ringraziamo tantissimo i ragazzi di Ciccio per l'ospitalità. E tutta la famiglia, sono perché tutta gestione carini. Familiare comunque. Sì, c'è la mamma in cucina, non li abbiamo disturbati perché stiamo mamma, lavorando. Papà. Sì, c'era veramente un sacco di gente, quindi noi abbiamo rotto le scatole. E, ma è tutto buono, poi loro sono veramente carini, disponibili, qualsiasi cosa, insomma. E quella salsiccia, mamma mia, quant'era buona, quant'era clamorosa. Buona. Vabbè. Comunque, a mangiare anche oggi abbiamo mangiato, qualcosa di tipico ve l'abbiamo fatto vedere. Non dimenticate di iscrivetevi al canale, iscrivervi. Il vino più amaro. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella delle notifiche, guardate i video perché noi siamo tanto carini, tanto simpatici e ci mettiamo tanto impegno, soprattutto me ovviamente. E noi domani siamo da un'altra parte, ve l'abbiamo già detto, siamo da Pepe in Grande, dal grande Pepe, da Franco Pepe. Andiamo a vedere se la sua pizza è più buona di quella di Bob, anche se non è neanche da porsela questa domanda. E detto ciò, passeggiatina e poi a ninna.